Abbiamo rispettato le regole, la Procura di Palermo insiste, non c'è alcun divieto di usare registrazioni indirette, nemmeno se dall'altro capo del filo c'è il Presidente della Repubblica. Una tesi che trova scarso sostegno nel mondo politico e fra gli stessi magistrati, ma fa capire il punto critico che ha spinto Napolitano ieri a sollevare un conflitto di attribuzione, insomma a contestare apertamente e sottoporre al giudizio della Corte il comportamento dei magistrati di Palermo, che hanno in cassaforte almeno due telefonate fra l'ex ministro Mancino e il capo dello Stato. Il punto giuridico riguarda la legittimità di quelle intercettazioni, assolutamente vietate, secondo il Quirinale, che parla di violazione macroscopica delle prerogative presidenziali, tanto più se i colloqui dovessero essere trascritti e sottoposti alla valutazione delle parti del processo, il che significherebbe vederle prima o poi pubblicate sui giornali. Valuterà la Consulta e tuttavia fra i costituzionalisti c'è un ampio consenso sul fatto che il Presidente della Repubblica gode di una protezione speciale e può essere intercettato solo se accusato di alto tradimento o attentato alla Costituzione o se arriva una particolare autorizzazione parlamentare. Ma il punto è anche politico. La campagna di stampa che da settimane insinuava il dubbio che il Quirinale fosse intervenuto per difendere Mancino e frenare le iniziative della Procura su un tema tanto sensibile e delicato come quello di un possibile cedimento dello Stato alla mafia. Campagna costruita sul nulla, aveva reagito Napolitano, sottolineando la correttezza del suo comportamento, che la Procura, tenendo in sospeso le telefonate, sembrava quasi voler mettere in dubbio. Per questo, dopo aver sollecitato a lungo attraverso l'avvocatura un chiarimento da parte dei magistrati palermitani, Napolitano ha deciso di sottoporre la disputa alla Consulta. Ultimo passo, perché fa sapere oggi, non mi occuperò più della vicenda.